Ho il piacere di intervistare in questo momento Enrico Gasperini, che è presidente di Audi Web, una nomina che ha ricevuto da poco tempo. Di cosa si stai occupando in questi mesi, in questo momento? Diciamo che Audi Web è in questo momento un'istituzione molto importante nel paese, nel momento in cui sta effettivamente avvenendo un'enorme crescita del mercato pubblicitario online, che ormai cresce a ritmi del 50% per il secondo anno consecutivo, quindi il ruolo di un'entità sopra le parti che serve a misurare e a certificare le audience e i comportamenti degli utenti sulla rete è importantissima per accelerare questo processo di riduzione, diciamo, del gap che ancora ci separa dai mercati più maturi come l'Inghilterra, gli Stati Uniti o altre nazioni europee. Ti faccio una domanda, magari per i non addetti ai lavori: come funziona Audi Web? Audi Web è una società che è composta dai principali attori del mercato, quindi dagli editori, editori online, le agenzie di pubblicità o di comunicazione e l'UPA, ovvero gli utenti, che sono poi i titolari dei budget di investimento su questi mezzi, che insieme realizzano una serie di ricerche e di sistemi di misurazione che servono sostanzialmente per facilitare l'azione dei pianificatori, dei centri media e degli utenti che poi spendono e investono in pubblicità sulla rete. In qualche modo fornisce dati e strumenti affinché i pianificatori possano investire efficacemente il loro budget sulla rete. E qual è il legame, a tuo giudizio, fra pubblicità e Web 2.0 di cui si sta parlando in questa conferenza? È un tema molto complesso, perché il Web 2.0 nasce diciamo dietro la spinta degli utenti a una forte partecipazione, a un coinvolgimento, allo sharing di contenuti, al dialogo, e in qualche modo afferma una specie di passaggio di controllo ulteriore, anche se la rete comunque era nata su questi principi, verso i consumatori, verso gli utenti, che non solo si fanno attivi nella navigazione e nella ricerca, ma anche nella costruzione dei contenuti. Quindi questo processo cambia molto le carte di quello che è un processo standard nel resto dei media. Nel resto dei media di contenuti li fanno i professionisti, con questi contenuti si aggrega dell'audience e sulla base di quell'audience si fanno investimenti pubblicitari. Ora si può dire che ormai nel mondo e anche in Italia forse il 50% dell'audience è destinato ad andare su questo tipo di mezzo nuovo, questo nuovo modo di concepire le regole del gioco. Allora quello che succederà è che occorreranno delle forme di patto diverse fra utenti, navigatori e marchi pubblicitari e brand e aziende di produzione, perché quello che prima era una somministrazione tutto sommato passiva di messaggi pubblicitari per una quota parte di questa audience, questo non potrà più avvenire. Qualcuno parla di social advertising, esattamente come si parla di social networking, come una delle frontiere di questo nuovo patto che occorrerà stabilire fra consumatori e marche. Ci sono molti esperimenti a livello internazionale, ma io ritengo che il modello di business, il modello economico di questo scambio valoriale non sia ancora stato pienamente studiato, non sia ancora avvenuto, quindi assisteremo a delle cose completamente nuove anche da questo punto di vista. Mm-hmm. Ci saranno quindi dei cambiamenti sia dal punto di vista dei modelli di business che dal punto di vista delle proposte pubblicitarie che le aziende faranno agli utenti? Sì, perché ad esempio gli utenti saranno sempre più chiamati in qualche modo a contribuire alla costruzione di campagne, alla narrazione di un marchio. E quindi ci sarà un rapporto più stretto fra comunità e marca. Così come ci saranno molti nuovi, come dire, piccoli, chiamiamoli editori, quindi piccoli aggregatori di audience, dei punti nell'universo della coda lunga, che a loro volta saranno in grado di essere dei potenziali amplificatori di un messaggio. I patti, quindi le regole del gioco, l'interscambio economico che ci sarà con questi nuovi intermediari, ancora non è dato, perché questi intermediari sono piccoli, molto spesso sono delle persone, dei blogger, quindi non hanno lo stesso schema di regole e di contratti
simile a quello delle società editrici classiche. Quindi tutto questo nuovo processo, questi nuovi modelli di business si costruiranno nei prossimi anni. Ti faccio una domanda di chiusura. Si fa molto, si parla molto per quanto riguarda le campagne pubblicitarie e per quanto riguarda la diffusione delle informazioni in internet, di word of mouth, di viral marketing. Resteranno importanti anche queste due funzioni, queste due attivazioni della socialità in rete per la pubblicità? Sono e saranno sempre più importanti. Ci sono già delle ricerche che stabiliscono che oggi questa tipologia di utenti nuovi, diciamo questa nuova generazione di internet, è sempre più restia a una comunicazione unilaterale della marca e invece è sempre più propensa a adottare suggerimenti che gli arrivano dal proprio network, dai propri amici, dalle proprie conoscenze, dalle proprie relazioni sulla rete. E quindi o ciascuno di questi in una catena diventa un meccanismo di propagazione di un messaggio, anche in questo caso con delle regole ancora da definirsi. Ci potranno essere anche degli interscambi commerciali da questo punto di vista, cioè le regole potranno essere maggiormente esplicitate. Ci sono alcuni casi in cui ci sono questi portatori, questi piccoli promoter di un'informazione di marca, di un messaggio di marca, che agiscono esplicitamente. Se le regole del gioco sono abbastanza chiare, anche questo è possibile. Questi attivatori virali, questi propagatori, rendono anche più complesso, ad esempio, stabilire e utilizzare le metriche standard di misurazione dell'esposizione a un messaggio pubblicitario, perché è ovvio che normalmente si riesce a catturare solo quello che arriva al primo livello, ma poi è difficile seguire anche tecnicamente che cosa avviene in un word of mouth da lì in poi sulla sua rete. Io ti ringrazio, ci sarebbero davvero molti altri punti da approfondire, purtroppo non ne abbiamo il tempo, buona continuazione. Grazie a voi.